Soprattutto hanno forse preso qualche rischio di troppo, ma contro una squadra di corsori come quella molisana, nel preventivo ci stavano anche i rischi. Giagnoni aveva optato per la coppia Chinellato da Vigna, la marcatura di Russo e Vagheggi, mentre a centrocampo ai corsori Goretti, Perrone, Maestripieri, Baldini e Lupo ha opposto il suo centrocampo con i vari Pulga, Occhipinti, Bernardini, Miani e Bergamaschi, mentre da parte molisana Montesano e Pidas venivano braccati da Parpiglia e Della Pietra. Una lotta in pratica alla pari tra due squadre consapevole dell'importanza dei punti in palio. Dopo una prima incursione degli avanti rossoblù al terzo minuto con Bernardini, Montesano e Pilas ad impensierire bianchi, i molisani al dodicesimo, prima con Goretti in progressione sulla fascia sinistra, poi con Vagheggi, che tentava la conclusione su calcio d'angolo, colpivano l'orgoglio del Cagliari che reagiva e dal tredicesimo creava due palle gol. Era bravo Bianchi ad impedire la rete a Pulga su assist di Pilas in area, quindi era Pilas a sfiorare il palo su servizio di Bergamaschi. Il risultato veniva sbloccato soltanto al 26esimo con un'azione condotta dal quintetto rossoblù in linea. Pulga lanciava Pilas in area e il capitano non si smentiva con un perfetto assist che Montesano fintava per la corrente Bernardini. Un controllo con il petto ed il risultato era sbloccato. Il gioco del rossoblù diventava ora più fluido e dal 31esimo era Pilas in area, ben servito dal solito Bergamaschi, a fallire la rete soltanto perché ostacolato da un difensore. Ad un solo minuto dal termine, ancora un'occasione per Pulga, ma il suo tiro finiva troppo alto. La ripresa iniziava sulla falsariga del primo tempo, più insidiosi molisani verso l'area di Sorrentino e puntuale la reazione del rossoblù. Al decimo minuto è Perrone ad entrare in area, ma il suo tiro lambisce l'esterno della rete alla sinistra di Sorrentino. Un solo minuto dopo una chiara indecisione di Chinellato Davin consente a Russo la conclusione ed il palo esterno aiuta il portiere rossoblù e reagisce soltanto al 26esimo mettendo in rete il raddoppio. Su calcio di punizione schematizzato Montesano riesce a deviare un tiro mal riuscito di Pulga. È la rete della tranquillità ed il Cagliari comincia a giocare più disteso riuscendo a contenere il forcing dei molisani. Al 33esimo Giagnoni chiede due sostituzioni ed inserisce De Rosa e Casale a rilevare Montesano e Bernardini, anzitutto per concedere a due protagonisti una giusta dose di applausi e quindi per tentare un giusto recupero degli elementi ora in panchina. Al 35esimo il bottino del Cagliari diventa più rotondo con una rete da manuale di Pilas che di testa trasforma un perfetto servizio del solito preciso Bergamaschi. Chiude la sequenza dell'occasione il 43esimo. La palla gol che Pilas ha offerto a De Rosa, sceso sulla diagonale a sinistra. Il neo entrato ha concluso molto bene, ma il portiere Bianchi gli ha negato la soddisfazione della rete. Un bel Cagliari, non travolgente sul piano del gioco, ma certamente più ragionatore ed opportunamente capace di adeguare il proprio gioco a quello degli avversari. Un Cagliari che si completa e con ritmi blandi sacrifica la spettacolarità per la platea alla sostanza e non appena raggiunto il risultato ha giustamente pensato di meritarselo dando al buon pubblico del Sant'Elia un'ampia soddisfazione, un pubblico che ancora una volta si è divertito e dal quale i rossoblù hanno regalato ben tre reti. Nel dopopartita la moderata euforia è stata quasi imposta dal prudente Giagnoni e dal presidente Riva.